Ce l'abbiamo fatta a metterci in collegamento con i nostri amici, le nostre amiche dell'Ape Summer Tour. Poverini, li abbiamo fatto mangiare velocissimo perché sono in viaggio, si stanno spostando. Abbiamo con noi Moises, Precious e Sofia. Moises è un accompagnatore dell'Iglesia Evangelica di Genova, Precious arriva da Conegliano Veneto e Sofia arriva invece dalla Chiesa Valdese di Milano. Ciao ragazzi, benvenuti su Radio Bequit, come state? Ciao, tutto bene, grazie. Grazie dell'invito. No, grazie a voi, insomma, di aver incastrato questa diretta tra appunto un pranzo veloce, uno spostamento e l'altro. So che appunto tra poco dovete ripartire. Dove siete? Cosa avete fatto in questi giorni? Cosa avete fatto oggi in particolare? Cosa fate oggi? Allora, oggi siamo stati a Rosarno e abbiamo, diciamo, accompagnati da Francesco Piobbichi, che ci ha mostrato la realtà della comunità di Rosarno e quindi tutto l'aspetto riguardante i braccianti e i migranti che lavorano appunto sfruttati nei campi. E in seguito abbiamo visto anche la casa di accoglienza, dove appunto viene tenuto questo progetto dove vengono alcuni di questi braccianti vengono accolti negli appartamenti appunto di questa casa. Okay. Come diceva Sofia, una cosa è che te lo raccontino, un'altra cosa è viverlo in prima persona, certo. Perché queste cose sfortunatamente, ma anche fortunatamente, le sentiamo ogni giorno, però viverlo in prima persona dà un altro senso a tutto, non è la stessa cosa che ti raccontino una storia, a vederla te con i tuoi propri occhi, a vedere le comunità che vivono qua, le persone che cercano di integrarsi o di trovare un posto qua. Di me è un'esperienza che ti cambia la vita, sì. Veramente ti cambia, non puoi vedere le cose nello stesso modo dopo che fai questo. Immagino, per quanto se ne sia sentito parlare, per quanto magari vi eravate informati, avevate cercato delle informazioni sui progetti anche della Federazione Chiese Evangeliche, però insomma poi vedere, toccare con mano è un'altra cosa. Esattamente. Come ti dico, non è la stessa cosa sentirlo che viverlo in prima persona. E come prosegue la giornata adesso? Dopo il pranzo ci sposteremo in gruppo verso la Guardia Piemontese e avremo modo di scoprire altre parti della creazione di queste chiese. Ok, quindi e altre realtà. Salite un po' più, leggermente più a nord, diciamo. Nei giorni scorsi, sì, esatto. cosa avete visto anche nei giorni scorsi? Cosa avete fatto? Eravamo a cammini fino a stamattina, poi dopo la colazione ci siamo spostati qua, quindi nei giorni scorsi eravamo a cammini anche là a vedere vari laboratori e progetti e abbiamo visto anche una comunità che si unisce e che crea un futuro, che cerca di resistere e anche evolversi col tempo. Infatti Cammini è una comunità 400 persone circa, di cui 200 sono rifugiati politici, e quindi abbiamo visto come siano perfettamente integrati all'interno di questa comunità e come l'abbiano fatta rinascere soprattutto. Che emozione! Esattamente come hanno detto loro, okay. Come hanno detto loro, abbiamo visto in prima persona questi posti, queste case dove vengono accolte, noi abbiamo preso parte anche noi in queste case e ci fa molto piacere che comunque ci sia gente che oltre a parlare comunque faccia delle azioni, agisca e farne parte è stato bellissimo, abbiamo avuto un'accoglienza molto calorosa, molto piacevole, ci hanno fatto sentire come se fossimo a casa anche se siamo stranieri in questo posto, diciamo. Beh, il gruppo anche tra di voi si sta formando, adesso è un po' di giorni che insomma siete insieme, ricordiamo che provenite davvero da ogni parte d'Italia, dal nord al sud, dall'est all'ovest, dal centro, quindi insomma avete anche un background molto differente che deriva dalla vostra appartenenza territoriale, religiosa, ma insomma questo poi è piuttosto comune, però ogni comunità poi è un mondo un po' a sé, un mondo particolare. E come vi state integrando gli uni con le altre? Quali sono un po' le emozioni che state provando in questi giorni?
giorni in cui comunque appunto si sta creando un gruppo dell'Ape Summer Tour. Il gruppo è molto, da parte mia l'ho sentito molto unito con le, anche con le sue differenze e anche con le sue con i suoi diversi metodi di fare culto, cioè ci stiamo riprovando e stiamo anche sperimentando nuovi modi di fare culto e di conoscerci, quindi sinceramente ha raggiunto, cioè, gli obiettivi che questo Happy Summer Tour sta dando sono davvero molto belli secondo me. Poi essendo la realtà giovanile nelle chiese spesso molto piccola, è bello invece condividere tutto questo, anche la fede, con dei giovani, ecco, che spesso nelle nostre chiese non abbiamo questa occasione, ecco, sempre. Allora, considera Daniela che il progetto puntava proprio a quello, a prendere persone da diverse parti dell'Italia e unirle con un unico scopo, e credo che ci stiamo riuscendo perfettamente perché i ragazzi si sono inseriti fra di loro, gente che magari non si conosceva per niente ha iniziato a legare con altre persone, e non veniamo solo a scoprire i vari modi di fare ma anche i vari modi di approcciarsi nella chiesa o verso la fede o verso Dio, no? E quindi è una cosa bella, ti dico, i momenti più belli, come ho detto loro, sono le meditazioni, è un momento di ritrovo che facciamo, in cui facciamo un attimo di lettura o canto e sulla Bibbia, della Bibbia, e è un momento in cui non siamo noi diverse persone, ma siamo un unico spirito che si collega davanti a Dio, ed è una sensazione, un'emozione bellissima questa. E ve lo costruite, no? Un po' tutti insieme, prendendo appunto magari parti di uno o dell'altra, vi costruite un vostro modo particolare per essere una piccola comunità, una piccola chiesa itinerante in questo caso. Vi lascio, so che dovete andare, avete un programma fittissimo, domani ripartite e salite verso le valli, ci rivedremo a Torre Pellice perché arriverete in tempo per l'apertura del Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste. Buona continuazione di viaggio, salutate tutti i vostri amici e amiche dell'Ape Summer Tour, da parte nostra da Radio Bequit un abbraccio davvero a tutte e tutti, e buona continuazione, godetevi questi giorni che appunto rimangono ancora di viaggio. Ciao ragazzi, buona continuazione. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.